Buongiorno a tutti. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi ha fatto un ragazzo. Quando vi ho chiesto di farmi la vostra domanda, mi ha chiesto come mai alcuni soggetti in palestra sembrano dei gorilla. Dei gorilla perché? Perché hanno questa schiena curva, girano le spalle in questo modo, vanno ad anteporre le spalle e camminano proprio così, no? Come sembrano dei gorilla. Da cosa dipende questo atteggiamento? E quindi il video di oggi serve proprio per cercare di prevenire questo atteggiamento che comunque chi si allena in palestra è portato ad avere. È portato ad avere sia chi va in palestra, ma anche chi magari sta tante ore sedute e quindi ha questo atteggiamento, però in questo caso qua non è tanto da gorilla, ma più da sfigato, chiuso in avanti e con questo atteggiamento qua. Ok, problema similare, però diciamo che quello che va in palestra, questo atteggiamento è dovuto a che cosa? È dovuto principalmente all'allenamento, al trofismo di due muscoli, il gran dorsale e il gran pettorale. Perché se andate a prendervi un libro di anatomia, andrete a notare che il gran dorsale e il gran pettorale sono forti intrarotatori. Questo cosa significa? Che più li allenate, più questi, diciamo, questi due muscoli vanno a chiudere, a contrarre, diciamo, a contrarsi, quindi a chiudere e a portare il braccio a ruotare in questo modo. Perché essendo intrarotatori cosa fanno? Vanno a ruotare l'omero e quindi il braccio incomincia a fare questo. Motivo per cui vi allenate oggi, vi allenate domani, vi allenate nel corso del vostro periodo d'allenamento, mesi, anni, e andrete a finire con questo atteggiamento. Ancor più perché la maggior parte delle persone non dedica il giusto tempo poi ad andare ad allungare questi muscoli. Quindi sì, li allenate, li fate diventare più forti, loro si accorciano e accorciandosi ovviamente vanno a svolgere la loro funzione, cioè di andare a ruotare il braccio in questo modo qua. E quindi voi camminate in questo modo. Ok, vedete proprio anche la mano intrarotata in questo modo. Quindi questi soggetti hanno poi grosse problematiche a fare anche gli esercizi. Alcuni esercizi non riusciranno mai a farli o li faranno con una forma pessima di esecuzione. Come fare per correggere questo atteggiamento? La risposta la sapete anche voi. Devono andare a fare degli esercizi compensatori di allungamento per questi muscoli. Quindi tutti gli esercizi che vanno a stirare grande pettorale, gran dorsale vi aiuteranno a correggere questo problema. Però non potete pensare di fare 2-3 sedute settimanali dove allenate questi muscoli e dedicare allo stretching solo 5 minuti alla settimana. In questo caso non servirà a nulla. Dovrete provare a compensare e lavorare di più sull'allungamento muscolare, sennò questo problema non lo risolverete mai. Se siete invece all'inizio del vostro percorso di allenamento, dedicate il giusto tempo per allenare i muscoli, ma non trascurate l'allungamento muscolare. Questo vi salverà le vostre articolazioni e vi permetterà di avere una postura corretta. Nella descrizione di questo video vi metterò anche un link su un video che ho fatto tempo addietro in cui vi mostravo alcuni semplici esercizi per andare a stirare i muscoli delle spalle, quindi comunque andare a stirare il grande pettorale e il gran dorsale. Provate a metterli in pratica magari alla fine dei vostri allenamenti e vedrete nel corso delle settimane dei grossi miglioramenti.